Allora, invece del cane. Ricorda, abbiamo fatto l'altra volta dei cani che devo insegnare agli altri a dire fatevi i cazzi vostri, era stupendo. Però se devi chiamare un barber shop, no? Che non Sì. vuoi andare di quelli che tosano i cani, perché il mio cane è precisissimo, no? Ci voglio fare la barba tipo i 300, capito? Perché se lo porto, se lo porto dalla, come Come si si chiama? chiama quello di 300? Agamennone, Sì, quello no? Voglio la barba proprio da Ulisso. da Ulisse. Questo è un Perché cane io ho la barba lunga, no? Allora voglio andare con lui. Schnauzer Devo portare una mostra, gigante. una mostra di cani, allora voglio il cane, capito? Voglio il 100. cane proprio con i capelli come i cristiani. Sì. Minchia paura! Panico, 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 paura! Paura! Pronto? Pronto? Sei barberista? Quello che fa barbe, capelli, da uomo però, da cristiano. No, non ne faccio. Ah, che fai tu? Eh? Cosa fai tu? A parte non Non capire. faccio niente il giorno io. Ah, di notte tu fai la barba dentro il naso. Ti fai i peli, quelli piccoli del naso. Te li pettini con le cannucce, con i soldi arrotolati. Sì, forse tu quello, non io. Io di brutto, proprio grammate, proprio schiaccio te, proprio. Proprio tu di Oh, che brutto, sto mi sa, io no. parlandissimissimo! Faccio delle crocche che sembrano dei confetti. Senti, scemo di merda, io ho chiamato perché mi serviva un barbiere. Nullità? Scusa, Ho come hai detto? detto, senti, scemo di merda, ho chiamato perché mi serve un barbiere. Ma ancora tu e tutta la razza tua ti cerchi un altro barberi. Sai che vengo, ti infilo una mano in faccia, quando la tiro fuori c'è un bancomat in mano, incredibile. Sì, quando vuoi, dove vuoi, non c'è Sai che problema. t'acchiappo per i capelli, ti tiro così forte che assomiglia a quei pupazzi degli anni 80 che si appendevano gli specchi al retrovisore. Sì, io invece ti infilo la testa nel culo, hai capito? Ah, Te ti la piace. stacco Ah! dal suolo e te l'infilo nel culo, va Minchia, che bene? Quando vuoi, fantasia! vieni, quando Che vuoi, vieni, che te bello! la stacco e te l'infilo nel culo, non c'è problema. Oh, Walt Disney! Vuoi vedere che ti faccio così tanti buchi che non riesci più a fare il bagnamare? Vieni, dimmi dove sei, che Minchia! arrivo io, non c'è bisogno che ti scomodi tu, mi scomodo io, dimmi Senti, dove guarda, sei. senti il soffio delle cazzate che dici. No, dimmi dove sei. Io dove sono? Tu Io sono alle cazzemanguagna tue di merda, spalle porta fra. rispetto, Sono alle. scemo. Oh, cretino di merda! Sono alle tue spalle fra un quarto d'ora! Ma girati però, eh! Girati perché quando ti tiro uno schiaffo ti avvito al terreno, cazzo! Ti tiro uno schiaffo Vieni. così forte che girando ti avviti al terreno, ti devono tirare fuori con una gru, Wow, cretino! sei fortissimo allora, bravissimo. Ma ti Sei stanno. Oh, forte. ti stanno bene le cicatrici? Sì, sicuramente, devi Ok, vedere quante ce ne perfetto, avrai perché le tu. devi portare con Vieni, onore, te le firmo anche. Cretino di merda. Bastardo. vieni che ti aspetto, vieni. Ma quindi non lo fa il barbiere? No, ti Ah. sfregio la faccia solo, sfregia faccia io. Ah, si Che sfregia mi la piacciono faccia. le cicatrici. Cosa devi sfregiare? Tu ti attacchi ai cazzi dei nani, cosa devi sfregiare, Vabbè. scemo? Sfregiare, non di un cazzo. Ma come sei simpatico però? Cazzi, va, Ma mica guarda. caro cazzo di gente che lavora, va. Sai che ti svesto con due dita? Così ti prendo da dietro e faccio. Ti svesto con una carta velina, cretino. Ti vengono via i capezzoli con uno schiaffo. Scemo di merda! Niente, non ho trovato il barbiere. Me ne sono accorto. Tamarri. Pronto? Pronto? Sei Pronto? pronto? Ciao, sei parrucchiere? Sì. Sì. Senti, io ho una cosa da chiederti un po' particolare perché praticamente io volevo fargli. Io ho la barba lunga, no? Ok, solo che io ho un cane che devo fare un'esposizione, devo portarmelo con me e deve essere uguale a me il cane. Quindi ti volevo chiedere se era possibile perché lasciargli il pelo, perché lui ha il pelo lungo, lunghissimo, ma è enorme. Non ho capito, aspetta, non ho capito. Se mi puoi tagliare, fargli la barba al cane, cioè lui ha i capelli lunghi e la barba, però vorrei che gliela Per modellassi tu, voi? eh? Per voi? No, sì, perché dobbiamo fare un'esposizione, allora mi serve il cane che abbia la barba, tipo, sai quelli del film 300 con la barba grande? Allora, il cane è tutto possente con la barba, volevo chiedere se tu potevi fare la barba al cane, lui è tranquillo, eh? È Ok, uno. Chiedi un aspetta po'. che lo passo il telefono. A chi? A che cazzo passi il telefono? Ma pensa a te. Basta, dai. Pronto? Sono qua, sto aspettando, dimmi. Mi puoi Quanto. richiamare un quattro d'ora?
Ma che cazzo devo chiamare tra un quarto d'ora? Che cazzo è? Un dottore? Minchia. Chiedili al tipo lì che sta tenendo. Come si chiama il parrucchiere, dai? Pronto? Oh, ma come cazzo stai? Mi fai sti tagli di capelli al cane o no? Che devo chiamare qua tra un'ora, mi richiama dopo. Mi fai la barba al cane o no? Aspetta, che sto facendo, chi è? Perdonami. Ciao, sono Giovannino. Senti, ho parlato col ragazzo prima che gli ho chiesto se tu hai la possibilità di fare la barba al cane per un'esposizione, visto che come si chiama, quei posti dove porti i cani non le sanno fare. Allora bisogna trovare un personaggio giusto, un parrucchiere di un certo livello. Mi ha detto che tu sei bravissimo a fare la barba. Guarda, tipo sto parlando, non ho finito di parlare. Ma che cazzo? Aspetta un attimino, sei un po' scostumato, quindi. Ma che cazzo è costumato? I costumi di carnevale. Ma cazzo? Un numero normale. Ma che cazzo? Cosa c'hai? C'hai qualcosa contro i numeri senza che non si vedono? Senti, che cazzo fai? Sei razzista? Ma pensate, mica, ti giuro, adesso ti giuro, vengo col cane, mica con Attila, mica ti faccio saccagnare proprio. Ma pensate, ma starai facendo la barba a un pelato di merda. Ma che cazzo vuoi fare? Ma vai a fanculo, non vengo più, Ciao, scemo. Chiala, gente, non c'ha voglia di fare un cazzo. Cafone lì. Bravo, è un cafone. Cafone razzista, con i numeri che non si vedono. Sto cafone di merda. Tamarri. Pronto? Già che parli così vuol dire che sei un ignorante di merda. Sono Massimo. Pronto? Di qua. Sì, sono pronto. Senti, la fai tu sei barbiere, no? Non si sente poco. Tu sei barbiere, no? Senti, io c'ho un pezzo grosso, un precisissimo, un cane incredibile, no? So che è una richiesta strana. Devo fare... cosa c'è? Il mio cane è come se fosse un fratello, capito? Non lo faccio toccare dai tolettatori, il mio cane va dal barbiere. Sì, solo dal barbiere, minchia. Cioè, pensi che c'hai i capelli che sono più belli di quelli della mia ragazza. Quando è sdraiato nel letto di fianco ci ficco le mani nelle mine e poi sento che c'è il cazzo. Pazzesco. Senti, so che ti fa ridere la cosa, ma ridi di meno quando lo vedi, perché 90 kg di pitbull. Senti, bisogna fargli sta barba tipo, sai, presenti il film 300? Perché devo fare un'esposizione. Quando vuole viene. Minchia, così mi piace, preciso. Praticamente lui ha questa, perché gliel'ho fatta crescere, lui è un incrocio a pelo lunghissimo, no? E c'ha questo pelo che è meglio della mia. La mia barba fa schifo confronto alla sua. Bisogna fargli sta barba tipo il film 300. Pago quello che c'è da pagare, pago, non me ne frega. Sta parlando! Quello che c'è da pagare lo pago, non me ne frega un cazzo. Cazzo ridi, scemo. Ma vaffanculo, io la faccio bionda. Ti infilo la mano in bocca a pari e dispari, mica ti vengono i denti come i pianoforti, oh. Cretino. Va bene, senti, quando posso venire? Adesso. Proprio non hai un cazzo da fare. Come te la... No, sono lì. No, c'ho il cliente sotto, lo faccio alzare e siedi tu. Minchia, che bello. Me lo lasci lì il cliente che entro e gli tiro uno schiaffo, lo faccio alzare io sto cretino. Che si vede che... Te lo dice lui, va. Passamo. Sì, mi alzo e me ne vado, non so che fare. Bravo, alzati. No, stai lì seduto, che arrivo e ti faccio alzare io con uno schiaffo. Va bene? Che mi piace fare prepotenza la mattina. Arrivo, dai, arrivo col cane. Va bene, muoviti, muoviti. No, muoviti non lo dici a qualcun altro, hai capito? No, te lo dico a te, muoviti. No, non mi dire muoviti, guarda che quando mi vedi poi c'hai timore proprio pesante, capito? Quindi preferisci che arrivo proprio lento, lentissimo. Allora, no, ma noi siamo disarmati però. Io ne ho due di armi, ho destra e sinistra. E ho anche altri piccoli proiettili che sono indice, anulare. No, noi siamo disarmati, però tu vieni armato. Ma armato di tasca, dice la pezzata. No, di armi. Ma no, col ferro devo venire, ti devo bucare. Sì, col ferro devi venire, se no... Allora facciamo così, ti mitraglio la vetrata. Guarda, mitragliato la vetrata prima di farlo scemo con me. Cretino. Sì, vieni, muoviti col cane, Ma non mi dire vieni! Non lo dire mai più con questo tono, che quando sono pazzo! Lo so che vieni può sembrare qualcos'altro, lo so. No, è che mica mi piace nei cazzi. Lo so che tu sei abituato a cose strane. Ho capito dove stai andando a parare, stai facendo lo splendido. Va bene, dai, facciamo così che ti porto la penombra. Entro nel negozio e si abbassa la luce dalla potenza. Va bene, arrivo, cretino.
Va bene, va bene. Bravo. Ciao, ciao. Ciao. Trovate l'appuntamento. Hai trovato? Sì. Oh, finalmente. È uno tranquillo. Mamma mia, è bello il cane con la barba. Vammi a prendere la 9x21. Quella grigia o quella nera? Quella oro. Quella oro. Va bene. Minchia paura. Panico, 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 paura. Oh, come on. Paura. Tamarri.